Allora, buongiorno intanto, buongiorno a tutti. Io faccio buongiorno. Un po' di introduzioni, tanto Diego non l'avrebbe ascoltata e non mi avrebbe sentito parlare, quindi la faccio lo stesso, anche in sua assenza. Buongiorno, e come vi dicevo, oggi, anzi come ci hanno anticipato anche i ragazzi, oggi cercheremo di fare un piccolo viaggio. Cercheremo di usare, scusate ragazzi, le cinque persone, i cinque profili che come vedremo hanno tutti un'importanza diversa e ognuno di loro porterà un piccolo frammento di quello che è il racconto che proviamo a portarvi, ragazzi. Cioè, che cosa è capitato alla cucina italiana, diciamo per non esagerare troppo, negli ultimi 100 anni? E arriveremo anche al futuro. Quindi la nostra idea è proprio quella di cercare di mostrarvi la cucina italiana un po' come un prisma, composto da varie epoche, varie fasi, e poi arrivati al presente vedremo un po' quali sono le sfaccettature. Quindi per chiunque, e parlo soprattutto ai ragazzi che vedo delle scuole, che è una cosa che mi fa sempre felice, vedetela anche come un'occasione proprio di immaginare dei percorsi, no, per il vostro futuro, cercando di capire da dove stiamo arrivando, qual è stato il punto di partenza. Ci sono anche loro! Applauso. Ragazzi, un applauso ancora per favore per Diego Rossi e Riccardo Canella. Ciao guys. Salve. Salve. Abbiamo quasi finito. Bene, bene. Ottimo, ottimo. No, stavo anticipando un po' quello che sarà il nostro percorso, no? E diceva, vedete, ecco, adesso abbiamo il pokerissimo tutto formato e quindi mi piacerebbe che fosse come una staffetta di voci. A ciascuno di voi chiederò di raccontare l'Italia, il codice genetico della cucina italiana, per rimanere attinenti al tema, sennò Giovanni poi mi picchia a fine giornata, e rimaniamo però a raccontarla attraverso quello che è stato la vostra prospettiva, il vostro sguardo. Facendo così capirete che non certo per piaggeria o volontà familiare, ma partirei dal più canuto sul palco almeno, partirei da te, papà, perché mi piacerebbe proprio cominciare a vedere, visto che vogliamo un po' arrivare a inquadrare dove sta andando la cucina italiana e quindi chiuderemo sul futuro, mi piacerebbe però cominciare proprio da quella che è stata l'origine, non tanto della cucina italiana perché è qualcosa che si è perso, quanto piuttosto di un certo modo di stare al ristorante, no, in Italia. Potremmo definirla cucina d'autore, la si può chiamare fine dining, chiamatela come volete, però senz'altro è qualcosa che nella seconda metà del Novecento ha avuto un'accelerata violentissima, no? Allora, tu che sei nato, possiamo dire, nel 1946, sei stato un regalo post-bellico dato al mondo, allora, come hai visto nascere? Quali sono state le prime cose che tu hai visto e in che misura già si cominciava a intravedere una contaminazione con altre cucine? Grazie. Io sono quello che lì non c'è, tanto per capirci. È vero, ecco. Sei stato censurato. Sì, incomincio, non è un privilegio, ma è un dato anagrafico, come diceva Paolo. E proprio per entrare, come si dice, in medias res, quindi entrare subito nell'argomento, magari anche un po' provocatoriamente, incomincio a dire che la cucina italiana in quanto tale non c'è. Una cucina italiana noi possiamo sulla carta sforzarci di definirne i confini, i contenuti e l'età, ma proprio se ci si mette di buzzo buono e con buona volontà, perché? Perché se c'è una cucina che non ha una identità unitaria, è proprio quella italiana, che è fatta di tante e tante e tante cucine locali, regionali, sovraregionali, ma che effettivamente ha avuto una sintesi e quindi delle espressioni che in qualche modo riassumessero le diverse esperienze solo, come accennava di sfuggita prima a Paolo, nella seconda metà del 1900. Ecco, ma anche perché in quell'epoca, no, quella che era definibile la cucina italiana non era certo quella che finiva poi nei grandi ristoranti, no? Anche questa frammentazione di cucine regionali non era nobile, non era vista come qualcosa di figo da mostrare agli altri, no? Era quasi da nascondere. Ma no, ma infatti io faccio un esempio,
immaginate un po', se trovate, e invito a farlo, e chi lo fa, chi riesce alzi la mano, un qualcosa che in qualche modo accomuni la cucina valdostana o friulana con la cucina pugliese. Cioè veramente proprio con tutta la buona volontà è impossibile cogliere degli elementi che in qualche modo facciano dire beh, questo è italiano. Allora, che cosa è successo? Si sono sviluppate, sono cresciute, si sono affinate negli anni tante cucine locali, evidentemente, e solo, lo accennavamo prima, a partire dalla seconda metà del 1900 sono nate non delle cucine ma dei cuochi, degli interpreti di diverse ispirazioni di tutte le diverse cucine locali che ne hanno fatto sintesi, le hanno maturate, le hanno fatte evolvere, evidentemente anche, questo è un altro aspetto molto importante, con un occhio attento a tutto quello che succedeva fuori d'Italia, perché tanto per capirci, un percorso diametralmente opposto a questo della cucina italiana è quello che si è sempre svolto in Francia, per esempio, dove invece una cucina identitaria che si può definire cucina francese, beh, le sue origini ce le ha alla fine del Settecento. Ecco, e poi, in questo la prima grande cucina italiana era di fatto molto rivolta con lo sguardo in Francia, no? Cioè i grandi cuochi italiani subito dopo la guerra, quelli che prendevano le stelle, penso anche a Marchesi come primo tre stelle, aveva un occhio proprio bello grosso rivolto alla Francia. Sì, adesso io quello che sto per dire ho avuto modo di dirlo, ma però mi piace ripeterlo. Io per il mio compleanno dei 18 anni, parliamo quindi del 1964, c'era ancora un solo canale Rai. Ecco, io per regalo di compleanno, abitavamo a quell'epoca con i miei a Vercelli, mi feci portare a pranzo come regalo di compleanno da Cantarelli. Io non so, facciamo chi sa chi era Cantarelli? A chi nella sala Cantarelli dice qualcosa? Alzate la mano. È un paio di secchioni barra chef. Ecco. Vedete, Mirella Cantarelli a San Boseto di Busseto, paese emiliano irraggiungibile, con un marito straordinario, appassionato di vini anche, e lei cuoca straordinaria, beh, realizzava negli anni 60 piatti come... A me piace sempre ricordarlo perché è proprio emblematico di quanto sto dicendo adesso. Il savarin di riso. Il savarin di riso che non ha radici... Nome italianissimo. Ecco, appunto, non ha radici nella cultura nostra. Sì, non a caso, voglio dire, ecco. Ebbene, ecco, ci sono stati appunto dei precursori, è inutile dilungarsi su questo, che hanno, sono riusciti a fare sintesi intelligente delle diverse esperienze che si potevano vivere in giro per l'Italia, ma nello stesso tempo con uno sguardo aperto e la testa girata di qui e di là su quello che succedeva nel mondo. E infatti Gualtiero Marchesi ne è stata poi l'espressione più avanzata. Poi anche lì, voglio dire, io con Marchesi ho avuto una dialettica molto importante, molto dialettica, anche ci siamo anche presi a sberle, però è evidente, è inutile dire quanto ha rappresentato proprio in ciò che faceva e in ciò che ha determinato in tutto il suo attorno. Stop. E infatti qua ti fermo, perché subentra un'altra prospettiva, cioè faccio io un piccolo ponte storico, no? Quindi arriviamo a Marchesi con proprio la nascita di una prima grande cucina italiana con una rispettabilità di un certo tipo, poi abbiamo gli anni 90 che invece sono anni di grandi solisti, no? Quindi abbiamo i Fulvio Pirangelini, Gianfranco Vissani che vi ricorderete tutti a scancherare in TV, però erano un non movimento. Dopodiché arriva, no, quella che qualcuno sempre... però non lo faccio dire a lui, sennò autoreferenziale, definì poi la nuova cucina italiana,
che è un movimento inconsapevole, non riunito in maniera voluta, di ragazzi che sparsi per tutta Italia si mettono a cucinare finalmente con identità, andando a ripescare le origini e creandoci qualcosa di nuovo. E allora passerei alla nostra seconda prospettiva di qualcuno che oggi sta a Gabicce Monte e imperversa dai banchi della Gioconda, anzi dalla Gioconda, scusami Davide, ma in quegli anni ha visto proprio da dentro accadere una rivoluzione, perché tu eri uno dei pilastri della Francescana negli anni in cui Massimo Bottura era uno di quei grandi alfieri della nuova cucina italiana. Avremmo potuto citare Massimiliano Laimo, Enrico Crippa, esatto, uno a caso, vedi, Ciccio Sultano, Pino Cuttaia, Norbert Niederkofler, insomma tanti. Però tu eri un po' nel cuore di quel laboratorio che ha proprio preso la cucina italiana, come diceva mio padre, che ancora viveva tanto di influenza francese e straniera, e l'avete un po' portata invece a un nuovo livello, no? Sia di orgoglio sia di tecnica non per forza presa dalla Francia. Com'è stata quella fase, Dave? Benché bambino, sì, Davide, all'epoca... In realtà è del 56 lui, caliamo di un decennio per ospite. Porto bene. No, è vero, perché Enzo, che è la memoria storica, diciamo, di quello che è stato insieme ad altre persone, e quello che è stata poi, è quella che è oggi la cucina italiana, questo gruppo di persone. E quando abbiamo aperto alla Gioconda, faccio un passo indietro, e guardavo proprio quel movimento lì, che era questo gruppo di persone che interpretavano semplicemente il loro territorio attraverso la loro identità. Perché ovviamente se uno veniva in Francescana non è che si mangiava gli arancini, mangiavi certo. Un tortellino. E anche lì, da Bologna e Modena cambia il ripieno, tra Modena e Reggio Emilia cambia il nome, cappelletto e tortellino. Quindi stiamo parlando di niente. La cucina italiana che è conosciuta nel mondo è la cucina degli immigrati in America, quindi del tiramisù, della pizza, ma fondamentalmente è una cucina proprio locale, neanche regionale, no? Cioè ci sono, a distanza di 10 chilometri cambiano ingredienti. Io che sono abruzzese, tra la cucina del Teramano e la cucina del Pescarese ci sono delle ricette che probabilmente neanche io ho mai assaggiato, quindi è molto complesso il discorso. E quegli anni lì ho iniziato in Francescana nel 2005, da poco prima, diciamo 2000-2001, fino al 2010, secondo me indicativamente, sono stati proprio gli anni della rivoluzione, perché c'è stato un gruppo di cuochi che è stato supportato da un sistema, perché è così, che è fondamentale. Scusami, mi permetto, abbiamo qua Paolo, Carlo, eccetera, identità golose stessa, no? Per l'Italia, ha voluto esatto. Dire proprio un'occasione per ritrovarsi e mettere insieme tutte quelle teste. Esatto, ed era proprio un ritrovo, da lì si andava in Spagna, si andavano ai vari congressi, anche in giro per il mondo, ci si ritrovava e ognuno portava la sua idea di cucina, ma la sua idea del luogo in cui era. Quindi il cuoco era l'ambasciatore del proprio territorio, attraverso le idee e la materia prima, tutto qua. Ecco, e in questo il lato, se vuoi, divertente, Dave, è che l'hai citato anche tu prima, le tue origini abruzzesi, no? Dopodiché c'erano un paio di giapponesi, una canadese, diciamo che esatto. La cucina italiana, per come la conosciamo e la intendiamo oggi nei sue massime espressioni di cucina d'autore, di fatto è stata rimaneggiata sì da degli chef italiani, perché comunque c'eravate tu, Massimo e tanti altri, un gruppo di italiani molto forte, però subendo già delle influenze interne gigantesche, che da fuori non si vedevano, perché poi la faccia era quella di Massimo Bottura, no? Però di fatto un piatto l'aveva fatto un giapponese, un altro l'aveva messo a posto un ragazzo sudafricano. E questo ci fa già vedere come ci fosse bisogno di guardarla non con quello sguardo da figlio innamorato che non la toccherebbe mai, no? No, ma infatti che poi in Italia tocchi qualsiasi cosa e è quasi, no, una dissacrazione. L'esame sta, no? Subito. Però in realtà quando Taka faceva la pasta, lui aveva la meticolosità e la precisione di un giapponese. Quando faceva i tortellini, la Lidia, che tirava la pasta a mano, quindi avevi una parte un millimetro e una parte due, Taka doveva essere un millimetro uguale, tagliati con
con Righello, e lei diceva no, perché una parte deve essere più callosa dell'altra. Quindi, cioè, è stato, ognuno la interpretava per realtà con la sua esperienza, con la sua cultura, eccetera. Però quello che rimane, secondo me, alla fine di un menù o di un percorso, è proprio questa unione, questa contaminazione che va oltre al significato di cucina italiana. E come te lo sei portato poi quando sei andato a Gabice e ti sei trovato per la prima volta proprio alla testa di una cucina tua? Com'è stato avere questa influenza vissuta sulle spalle, e non parlo appunto dell'esperienza in francescana, ma l'influenza di aver visto la cucina italiana prima e dopo, ti ha un po' condizionato? Questo sì, ovviamente secondo me dopo il 2010 così c'è stata, cioè quelli sono stati gli anni in cui c'è stata proprio l'influenza, anche se vogliamo un po' della Spagna, e poi c'è stata l'influenza nordica e quant'altro. E quello che ho fatto è semplicemente tornare proprio indietro a quegli anni lì, 2005, in cui c'era quel movimento, c'era quel fermento, secondo me era un po' stazionaria, insomma, la situazione in Italia, e quindi ho detto voglio ripartire con ovviamente tutto il bagaglio di quello che ho imparato, insomma, in questi 16 anni che ho girato e che ho visto anche nel mondo, quindi altre tradizioni, altri gesti, per poi ricostruire quello che è la mia identità partendo però da 20 anni prima. E questo mi è successo perché prima di aprire ero tornato in Abruzzo perché mio cugino si era sposato, ovviamente era ancora tutto chiuso per il Covid, aveva fatto un rinfresco, io ovviamente sono tornato a casa, non avevo voglia di star lì a sedermi a mangiare, ho detto vabbè dai, ti cucino io delle robe, quindi c'avevo tutto un menù così, di pesce, capito. E da lì mi è scattata questa scintilla, ho detto cavolo, io ho iniziato a lavorare nelle stagioni estive sul mare, sul pesce, devo ripartire da qua. Quindi sono tornato a casa, ho buttato via tutta quell'idea di menù che avevo e sono ripartito, proprio senza, dicendo riparto da qua, sbagliando, non sbagliando, facendo 20 anni di passi indietro, però voglio ripartire da lì. Esatto. Per ricostruirlo da zero. E dopo 7 mesi che eravamo aperti, camminavo per le vie di Cortina, c'era in questa mostra d'arte un quadro di Mimmo Rotella che parlava del decollage, no? Quindi era una sovrapposizione di poster, di manifesti, e l'ho interpretato come un decollage di anni in cui sovrapponi dei pezzi eccetera eccetera, gli strappi ti riemergono, perché se uno vuole ci sono, ovviamente fanno parte del mio bagaglio, dei rimandi, bisogna solo ripescarle dai meandri, è giusto che sono così, però li ricostruisci e li ricomponi come vuoi tu. Grazie mille Davide, perché era proprio lì, no, che vorrei arrivare. Non so se è stato chiaro. Sì, secondo me fino a Mimmo Rotella ho visto tutti sul pezzo, dopo ho visto un calo, ma no, scherzo. No, per... Ma guarda che infatti però... il gancio dove pensi che stesse portando, caro Riccardo, perché vedi, e cosa succede poi? Che secondo me questo movimento di cui noi abbiamo parlato, ovvero per l'Italia, è coinciso con un'esplosione di un certo tipo a livello poi mondiale, no? E in particolare, secondo me, c'è un luogo che tu conosci molto bene lassù nei paesi nordici che ha rotto finalmente a livello mondiale questo schema di riferimento alla Francia di cui parlavamo. Cioè, nel momento in cui il Noma diventa primo della 50 Best, la vera rottura per me è che si sta dicendo il miglior ristorante del mondo può essere a Copenaghen, mentre era sempre stato logico che dovesse essere a Parigi, forse a Barcellona, semmai in Giappone. Invece si rompe quello schema. Però tu arrivi lì da italiano, con una formazione, passando da Marchesi a Laimo, di grandi cuochi italiani, e inizi poi a rivedere l'Italia per tanti anni dall'estero. Esatto. Com'è cambiato il tuo sguardo? Sai, ritornare a vedere le stesse cose a cui eri abituato, però con occhi diversi, mi ha riportato un po' anche come Davide nel fatto che non dico che volessi cancellare tutto quello che era il mio passato, ma partire da una mia identità, creare una mia identità, un mio linguaggio. La cucina è un linguaggio estremamente complesso e sentivo l'urgenza di creare un mio linguaggio. Ovviamente
come dice, stratificazione su stratificazione, ovviamente quella che è la mia esperienza, il mio bagaglio, ovviamente me lo porterò sempre dietro, certo. No? No, ma meno male, posso... meno male. Però ci hai messo 20 anni, c'era un'urgenza proprio di trovare un mio linguaggio con quello che ovviamente era il cromatismo di quello che era stato comunque le mie esperienze passate, e la ricerca è ancora continua, perché vuoi non vuoi l'Italia sin dalla storia è stata contaminata inconsapevolmente, non solo a livello gastronomico, antropologico, culturale, e ci sono tante cose. Cosa vuol dire contaminazione? Assimilare qualcosa di nuovo nella cultura esistente, quindi avanguardia vuol dire qualcosa che è avanti alla guardia. Cos'è la guardia? La tradizione. E quindi non tradire la tradizione, però è importante non contraddire. Però allo stesso tempo trovare un linguaggio che sia unico e autentico, questo è fondamentale, questo è come la vedo il futuro. Per quello io penso che pochi giovani come noi adesso stiano facendo dei passi indietro, ma non per rinnegare quello che abbiamo fatto, ma perché abbiamo il bisogno, abbiamo tanto da dire, abbiamo il bisogno di creare il nostro linguaggio. Ecco. Riavvicinandoci magari a delle cose che sono state abbandonate, sì, ingenuamente, sì. Stupidamente. Ci sono tante cose che ci siamo dimenticati della nostra cultura, non solo a livello gastronomico, un po' anche quello che è stata la ricerca a Venezia, se si pensa che Repubblica della Serenissima è stata creata nel commercio delle spezie, e poche sono le spezie che vengono usate nella cucina veneta e veneziana, a parte l'uvetta e pinoli che è stata portata dalla Persia e chiodi di garofano eccetera, però poche cose sono ancora esistenti, no? Quindi adesso se si può dire dove ti stai sbizzarrendo? Adesso sono in Sicilia, sto collaborando con Ciccio Sultano e abbiamo iniziato un progetto di ricerca su quella che è il territorio. C'è poca roba in Sicilia, cioè, da ricercare, non c'è niente. No, è già da un mese e mezzo che sono lì e ho già scoperto un sacco di cose. Ecco, la bellezza del fatto dei miei anni all'estero mi fa arrivare in un territorio e con gli occhi di un bambino, senza preconcetti, Vergini, vedere delle possibilità dove molte persone, standoci sedute da anni, non si rendono conto della grandezza e delle risorse che ci possono essere. Ma in questo, Rick, un'altra cosa che ero curioso di sapere da te: come hai visto cambiare la percezione della cucina italiana dall'estero? No? Tu stavi in quello che uno che era di quelli che erano i templi della gastronomia mondiale, passava il mondo, e hai notato un cambiamento, anche un passo indietro? Dimmi tu, qual è stata la percezione che hai avvertito da parte degli stranieri sull'Italia e la cucina italiana? La percezione che gli stranieri hanno della cucina italiana è che sia qualcosa di estremamente legato alla tradizione, ma non è così, perché in realtà le nuove leve, le persone che hanno girato e che hanno una sensibilità e una percezione aperta all'esterno, cioè fa sì in modo che si sta evolvendo una cucina, secondo me c'è una nuova cucina italiana, un'avanguardia che è nata, che probabilmente sono i cuochi della mia generazione, no? Che sono stati il ponte tra il vecchio e il nuovo. E poi forse oggi c'è anche un modo vostro, torniamo subito a te. Una parentesi, cioè per me ad oggi ci sono, cioè nel riscrivere quello che possono essere la tradizione della cucina italiana, ci sono dei piatti che effettivamente sono diventati parte della cucina tradizionale italiana. Savarin di riso, faraona alla creta, pensiamo l'uovo del San Domenico, il risotto allo zafferano e liquirizia, i tortellini con la crema di parmigiano, la trippa fritta, cioè sono piatti che secondo me faranno parte della prossima tradizione italiana. Sì, anche fra 30 anni, credo. In questo grazie Rick, perché mi hai creato anche tu il ponte, vedi, siete delle spalle formidabili in questo, perché volevo arrivare al terzo del nostro terzetto di cuochi, quindi fare un salto veronese, vero, e andare in realtà a Milano, perché quello che stava descrivendo Riccardo secondo me trova proprio incarnazione, trova proprio compimento in quello che è stato poi il tuo lavoro, Diego, nell'apertura di Trippa e nel portarlo avanti, perché è facile vedere, a me fa morire da ridere, te lo dico sincero, non te l'ho mai detto, un sacco di gente quando io pubblico robe su Diego mi dice: Diego ha capito tutto perché fa le cose semplici. Dico: Madonna mia, se queste sono le cose semplici devo rivedere il concetto di mia nonna e tutto il resto, no? Perché in realtà tu sei
nato nell'alta cucina, dopodiché c'è stato proprio un passaggio tuo mentale, morale, umano, in cui hai detto questa cosa qua la voglio usare, ma per farci dell'altro. E poi sei un secchione da paura, quello che la gente non pensa, perché uno lo vede così e se lo immagina scatenato sulle piste con frotte di ragazze che gli ballano intorno. Ma in realtà, quando non fa questo, che comunque è piuttosto spesso, Diego studia tantissimo, no? Tu sei in realtà un grandissimo cultore della cucina italiana e delle tradizioni. E allora quello che volevo capire con te, no? Di fatto è vero che oggi c'è un po' una moda trippa anche, nel senso che intanto hai influenzato i ragazzi, ci sono sempre più ragazzi che guardano a questo modo di cucinare e di gestire un ristorante. Secondo te è un passaggio di rottura, perché stavamo esagerando anche, diciamo, nel, no, imbellettarci per il fine dining, o è la nuova direzione, cioè si torna indietro per andare avanti? Non so se c'è un microfono, se no ti passo il mio. Va. Sì. Ma allora, intanto grazie per mille, oggi è la giornata dei complimenti, fantastico. Non ti abituare, fantastico, che durano ancora 5 minuti, poi stacco. No, allora, sicuramente c'era una... e sia una rottura, perché c'era una stanchezza mia che forse era anche quella di altri, ok? Cioè, rispetto a quello che c'era prima, quindi al fine dining, a quella cucina troppo impostata e via. E cos'era l'altra che mi hai detto? No, e rispetto invece proprio alla direzione in cui si va, che di fatto per me tu oggi fai qualcosa che è paragonabile più alla ricerca del fine dining che è il servizio da trattoria di vent'anni fa. Sì, ho preso la frase, prendi l'arte e metti da parte, no? No? Sì, 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 ma è quello, prendi l'arte e mettila da parte. Quindi prima ho cercato di imparare, di andare a livelli altissimi, perché per me l'alta cucina non è solo quella del fine dining, ma è quella di qualcuno che ci mette passione, sensibilità e ricerca, ovviamente, perché la ricerca ci deve essere, no? Approfondimento. E quindi certo, un po' la rottura, un po' la voglia di riportare in auge quelle che erano, io sono molto nostalgico e legato, no, alla tradizione, che adesso comunque, dicendo tradizione, ormai però la tradizione non ha più... Sì, non dice una cosa precisa. È nebulosa, no, come parola, e lo stiamo scoprendo man mano che andiamo avanti, perché scopriamo dettagli, cose che ci siamo persi in giro. Però comunque c'è un desiderio di tornare alle proprie origini, alle radici, e di portarle nel futuro, quindi non continuando a copiare, basta, o a riproporre la vecchia tradizione, perché la tradizione dobbiamo riscriverla, no? Cioè, noi stiamo cercando ogni giorno di riscrivere la tradizione, perché altrimenti fra 20 anni continueranno a fare le cose che facevano negli anni 30 o 40. Il rischio è quello. Dicendo quella è la vera tradizione italiana, ma non è nata lì, che cambiano, l'attualità cambia e tu devi comunque seguirla, no? No, e in questo senso tu però, in questo equivoco, no, che ti vede cuoco della tradizione, eccetera, benché assolutamente non sia così in realtà, io però sono tu il nonno. Non solo non lo allontani, ci sguazzi comodo dentro, sì, no? E uno anche dei tuoi meccanismi, far sembrare quello che fai molto più tradizionale di quello, ecco, che è. Esatto, esatto. No, è proprio lì il gioco, nel senso che arrivando da quello che facevo prima, ok, quindi se vuoi fine dining, e per non spaventare la gente bisogna, e per comunicare, perché la grande forza secondo me nostra è la comunicazione, ma non la comunicazione sui social, perché tutti pensano, c'è anche quella parte, c'è Pietro, c'è Francesca che si occupano di quello, ma anche la comunicazione intrinseca attraverso proprio l'espressione, no? che dai ogni giorno. E quindi per cercare di non spaventare la gente, io facevo i piatti male, tra virgolette. E certo, perché sennò uno dice, ma che cazzo di trattoria è, scusa. Perfetto, tutto allineato. E certo, devi riuscire a ciulare quelli che hai davanti, no? Ciulare in senso buono, ragazzi. Nel senso che... Non biblico. No, però è così, perché comunque se uno entra in una trattoria, deve essere in una trattoria. Tu non puoi fare le robe troppo sofisticate, perché altrimenti dice, ma questa non è una trattoria, come hanno detto anche qualcuno, cioè Visintim ha scritto, non capisco se Diego Rossi sbaglia a impiattare o lo fa apposta. Fenomeno. Genio del male, intanto, secondo diamogli, te? Genio, cazzo. Quindi, ecco...
lo faccio apposta, okay, signor Visentini. Diciamolo, esclusiva per i palchi di Giovanni. Esatto, lo faccio apposta. Sia per questioni tecniche, pratiche, cioè più impiatti velocemente, più rimane la fragranza, che per me è la cosa fondamentale, più della bellezza è la fragranza proprio del piatto. E un po' perché appunto devi passare in sordina, quindi non scrivevo cotture a bassa temperatura, spuma di, io scrivo salsa, poi se è una spuma è più sorprendente per chi c'è al tavolo, ma non, già non si immagina che cavolo è, uno deve mangiare secondo me. Poi è giusto anche descriverlo, il piatto e tutto, però a me interessa l'impressione, l'impatto iniziale, che deve essere quello della trattoria. E da Tripa facciamo sia piatti strettamente tradizionali, sia ovviamente rivisti in base all'attualità, a quello che c'è fuori, sia cerchiamo di creare piatti nuovi, banalmente, creare vuol dire banalmente prendere degli ingredienti di stagione, perché quella è l'unico mio Arlo precetto, esatto, proprio. E riproporli anche con abbinamenti diversi, a volte legati, a volte tutti ingredienti dello stesso territorio. Magari prendo la langa, uso degli ingredienti che prima non erano abbinati e creo un abbinamento che potrebbe essere tradizionale. Cioè tanti stranieri vengono e mi dicono, ah, questo piatto è di adesso. Come lo faceva la nonna. Esatto, come lo faceva la nonna, invece no. Però quella è bello quella roba lì, no? Perché... cioè alla fine questi credono di mangiare un piatto di mia nonna, in realtà il piatto non esiste, però dico sempre, sarebbe potuto esistere, perché sarebbe... È verosimile, perché se le nonne magari avessero avuto meno necessità e più creatività in quel momento, avrebbero creato qualcosa di simile, capito? Quindi in realtà... mi sto inventando una tradizione che non c'era, capito? Non so com'è. Però guarda, ti faccio l'ultimo complimento, l'ultimissimo della giornata. Ecco. È proprio secondo me lì che sta la genialità, che spesso non viene colta da chi prova a capire Trippa, nel senso che tanti poi riproducono, dicono, no, ho aperto anch'io un posto con i tavoli di legno senza tovaglie, faccio la trippa e le tagliatelle al ragù, ho riprodotto Diego Rossi. In realtà secondo me è proprio questa sfaccettatura che hai appena descritto così bene che è la vostra chiave, no? Allora sicuramente la sfaccettatura è l'identità, cioè il punto forte è l'identità. Io dico sempre, ci sta che la gente riprenda Trippa, cioè prenda l'idea, il pensiero se vuoi, però poi deve mettere, io ho una cartella piena di vitelli tonnati. Che pazzesco, così, anche pazzesco, ma robe anche veramente uguali, identiche, capito? Riproposte, sì, come questo è il nostro vitello tonnato. No. Ma posso dire, però, conferma di quello che dicevi prima, io ho visto anche posti tradizionali, cioè osterie classiche piemontesi che esistono da 80 anni, cominciare a impiattare il vitello tonnato in quel modo lì, perché loro hanno sempre fatto in un altro modo, ma diventa poi il però modo... mentre, ecco, per me quello lì all'inizio era motivo di rabbia. Perché ho detto, cazzo, sti qua che cazzo copiano, no? Inventatevi il vostro, no? Invece poi ho capito, no, che comunque hai cambiato adesso non voglio dire che abbiamo cambiato la storia, ma hai cambiato comunque il modo di vedere quel piatto lì. E uno dei miei obiettivi all'inizio, ovviamente megalomani, era da ora in poi il vitello tonnato si fa così. Cioè, diamogli una nuova veste, un nuovo... Esatto. E dai... qualcuno già c'è. L'importante è, quello che voglio dire è che chiunque faccia questa roba la faccia con la propria identità, cioè mettendoci sicuramente qualcosa di proprio e non copiare di sala pianta, perché quella non è una vittoria, quello lì è semplicemente aver creato emulazione, capito? Invece bisogna sviluppare pensiero critico. Sembri Stop. Saggio a sentirti così, uno ci potrebbe cascare. Grazie Diego intanto, e chiudiamo. E non a caso, in questo caso, ho voluto tenere in apertura e poi in chiusura i due media del nostro quintetto, perché chiudiamo con te Anastasia Avramenko, ripetiamo, quindi per vedere non solo com'è cambiata la cucina italiana, tu sei ormai italiana d'adozione, quindi l'hai vista prima da lontano, poi sempre più vicino, ormai ci sei dentro anche al sistema un po' della cucina italiana. Ma in tutto questo quello che mi interessa anche è proprio vedere il futuro, e non solo nel piatto, come abbiamo visto con i tre ragazzi, ma anche e soprattutto proprio nel racconto, no? Perché è cambiata tanto la cucina, ma forse è cambiato ancora di più il modo di raccontare la cucina. Secondo te qual è la direzione e qual è la tua visione su proprio questo movimento?
quello buono. Sì, ciao a tutti. Devi urlare fortissimo perché fuori c'è Roberto da Crema che sta vendendo pentole. No. Ciao a tutti, mi sentite? Sì. Mi ripeti la domanda? Certo, il concetto era, secondo te, come sta cambiando la cucina italiana? L'abbiamo visto anche con i ragazzi. Nel frattempo, come sta cambiando il modo e la necessità di raccontarla? No? Tu non parli solo a un pubblico italiano, spesso parli anche a un pubblico straniero. Come va raccontata per tenerli vicini e debellare un po' quello che hanno anche detto i ragazzi, cioè evitare che venga vista come pizza, tagliatelle e spaghetti? No, infatti io volevo dire proprio riguardo il tema di oggi, che è contaminazioni, che abbiamo parlato un po', ma anche contaminazioni, cioè mi affascina proprio vedere come cuochi italiani tornano in Italia e portano elementi, tecniche, gesti che poi cioè, introducono nel suo stile, e poi anche questo aiuta loro a trovare il suo stile, quindi diventa, come diciamo qui, qualche nuovo codice della cultura, della tradizione. E questa cosa secondo me significa che contaminazione è una cosa che arricchisce la cucina, ma anche è un terreno per creatività. Cioè, quello che vedo io, quello che noto è sempre qualche elemento di contaminazione in cucine in Italia, ma anche un esempio super famoso a Milano come chef Yoji Tokuyoshi, che proprio il suo stile adesso è diventato, cioè, anche molto famoso, perché lui cucina, fa cucina giapponese ma con 100% prodotti italiani, cioè, magari pesce viene da Portogallo, ma comunque. Perché in realtà è giappolitano Yoshi, più napoletano che giapponese. E anche lui ha un, cioè, lui ha un grande successo, secondo me, proprio perché è una cosa creativa, ma anche una cosa fatta con rispetto. Cioè, rispetto è un chiave, secondo me. La stessa cosa anche può dire di Gucci Osteria, di Taka e Karim, che anche loro fanno le cose con... cioè, anche con, cioè, questo tocco un po' di divertimento, ma anche sempre con rispetto. E anche che vedo adesso, che mi fa ridere un po', che adesso tutti hanno iniziato ad usare Binchotan, questa griglia giapponese, che in realtà magari 5 anni fa nessuno l'ha visto, ma adesso si vede ovunque. E anche questo diventa una parte di menu classico di degustazione. Esatto, si sente. Ha iniziato a ridere colpevole. No, è anche colpa tua in parte se oggi lo usano tutti, diciamolo. È una griglia giapponese che usano soprattutto per pesce, immagino, anche per verdure. Yakitori. Ma yakitori vedo meno in realtà. Costa troppo, però lo uso in casa. Anche, cioè, a me affascina anche quando elementi tipo foglie di shiso, che adesso crescono anche in Italia perché sono molto, molto famose quelle foglie giapponesi, o tipo menta peruviana che si chiama wakatai. Io per esempio recentemente ho visto in Borgo Santo Pietro in Toscana, e sembra una cosa super naturale adesso, e queste contaminazioni che davvero... Ma senti, una cosa divertente su wakatai è bellissimo, perché è il tagete, di fatto. Sì, tagete. C'era già in Italia, ma adesso si usa lo wakatai. Sì, sì. Ma no, è tagete di tua nonna. Sì, non è vero, però, diventa dappertutto. Esatto, no? Ma hai riscoperto proprio per, come dicevi tu, per comunicazione, anche comunicazione di... è proprio lì che ti volevo. Diciamo che adesso... cioè, non dico in chiave negativo, ma anche in chiave positivo, che gli chef, quando vedono quegli chef celebrity, quegli chef star, vogliono andare a cucinare da loro, e magari da lì portano questi elementi chiavi come tecniche o come ingredienti. Non è una cosa brutta, è una cosa naturale, è una cosa che esiste. E anche come il trend che ho notato, tipo frullatura di pesce, che adesso va molto in moda, anche va spiegato in tanti articoli di oggi, che Jacopo Ticchi, che in Italia è portavoce di questa, diciamo, tecnica della maturazione delle frullature, dici? Sì, ma anche, cioè, l'elemento chiave di frullatura è uccidere l'animale con tecnica ikijime, che è anche giapponese. Quindi siamo proprio circondate da contaminazioni che poi fanno nascere le cose bellissime, e che anche fanno, cioè, spingono giovani chef
per creare di più e anche per trovare la sua identità. Diciamo, in questo si può riprendere anche quello che dicevamo prima con i ragazzi, no? Sul fatto che tu possa importare elementi tecnici, ok? Purché abbia un punto di partenza identitario che rimanga tale, no? Cioè tu puoi mettere una foglia di shiso su uno gnocco alla sorrentina per farlo strano, giustificandola, se ha un motivo, se ha un perché. Il problema comincia a esserci quando in quello gnocco a sorrentina ci metti anche del miso, del caramello, esatto, e altre cose. E allora quella roba lì la porti altrove. E secondo te sta cambiando velocemente o gradualmente la cucina italiana? Come la vedi? Come un treno in corsa o una signora con la carrozza? Ma secondo me anche dipende da due parti. Prima parte economica, perché anche se qualcuno magari vorrebbe cambiare e vedere tante cose e difficilmente andare fuori Italia o magari qualcuno arrivare in Italia, cioè comunque un punto economico esiste, ma poi anche elemento di comunicazione, perché se riviste, giornalisti spingono l'idea di andare a studiare in questo chef, che questo chef è super celebrity, devi conoscerlo, cioè anche diventa se, cool, esatto, quindi anche qui, quindi io lo vedo che sta cambiando un sacco, perché non solo, cioè, parliamo degli chef, ma ci sono anche sommelier che poi vanno all'estero e portano alcune bottiglie, tipo vino messicano o cioè vino messicano e mezcal travestito, provate il messicano e portano questi trend che poi anche adottiamo qui, quindi io lo vedo che sta cambiando tantissimo, anche perché siamo tutti in ricerca di novità, siamo tutti in ricerca di qualcosa unico. E secondo me contaminazione, proprio questo scambio, è una cosa chiave che poi ti aiuta a trovare questa unicità. Ma ovviamente, come dicevamo, deve essere usato con rispetto e intelligenza, e questo rispetto e intelligenza viene da identità, viene dal tuo, cioè dal tuo, diciamo, background, giusto? Sì, perché poi, scusa, todos caballeros, tutti hanno il diritto di dire tutto, di scrivere il contrario di tutto, a prescindere da quello che sanno effettivamente, da quello che hanno vissuto. Ecco. Sì, però per carità, va bene, per fortuna, ecco. Infatti adesso guardate, tanto questo è perfetto, perché abbiamo gli ultimi 5-10 minuti, volevo dedicarli proprio un altro giro di commento vostro, cioè, jazz. Tutte queste cose che stiamo dicendo, secondo me, sono importanti, perché non è che si usano queste tecniche, questi prodotti fine a se stessi, ma secondo me tutto deve avere un senso, un filo logico, per quello che è anche rispetto, le domande farsi, cioè non è un esercizio di stile, non deve essere un esercizio di stile, ma deve essere un fine, nel senso che una tecnica può essere per migliorare il prodotto, sì, però comunque ci deve essere un forte lavoro sull'identità, perché altrimenti questa cosa si perde, cioè è vano proprio il lavoro di ricerca, secondo me, ecco questo. Certo, e allora tieni un attimo il microfono, Rick, perché in realtà ero curioso anche in chiusura di chiedere a ciascuno di voi un augurio per la cucina italiana. Può essere di ciascuna natura vi venga in mente. Una speranza, un augurio, ecco. Di essere, beh, è una bella, un augurio. Vai, vai, puoi spararla tipo siate, manifesto elettorale. No, no, perché appunto questa è una cosa che per me è anche è focale come punto di riferimento. Siate voi stessi, siate voi stessi, non una copia di una copia di una copia, perché questa cosa poi traspare, nel senso è giusto, si viviamo sente in una società che ci dice di essere quello che non siamo, siate voi stessi, ecco, questa secondo me poi a lungo termine chi sta facendo un lavoro su se stesso di trovare appunto quello che è il suo linguaggio durerà nel tempo, ecco questo. Grazie, Rick. Mi sa, per ora voto per te. Il primo, però, insomma. Dave, per te invece, se vuoi fare un commento su qualcosa, e poi però il tuo augurio per la cucina italiana. Ah, il mio augurio per la cucina italiana è quello di, cioè parlo da cuoco, di aiutare veramente, cioè secondo me, noi cuochi cuciniamo delle materie prime, cioè
di aiutare veramente quello che è la filiera e tutte quelle persone che ci danno delle cose straordinarie. Perché poi la parte finale del sistema. La parte finale, perché in realtà sono parte integrante di un ristorante, cioè la ricerca è anche quella, cioè è fondamentalmente quella Assolutamente. Lì. Assolutamente, grazie mille Davide. Anastasia, il tuo augurio? Se guarda, io voglio continuare quello che hai detto tu. E secondo me il futuro è negli piccoli produttori, nella materia prima, nell'aria pulita, acqua pulita. Voglio augurare questa cosa. Sì, non avvelenare l'acqua da cui poi peschiamo i pesci è un buon inizio. No, io, cioè, proprio questo è il tema che io adesso voglio sviluppare anche nei miei testi, ricerche, cioè tra i piccoli produttori, materia prima, tecniche dimenticate, questo è molto importante. Grazie mille Anastasia. Voi siete ancora il microfono? Ce l'ho. E tu cosa auguri alla cucina italiana? Io direi ai cuochi di non smettere mai di, non dico studiare, ma di avere gli occhi aperti su quello che succede attorno, veramente, proprio perché ogni giorno, ogni mattina, ogni ora... Essere ricettivi. Sì, essere aperti da un lato e nello stesso tempo però di essere se stessi, ovvero di... mettere a punto una propria idea, una propria convinzione e applicarla quotidianamente e coerentemente in tutto quello che fanno. Ovvero apertura, sì, io uso questo termine spesso in tutti i miei discorsi, anche quando non parlo di cucina, con grande laicità, con grande apertura, senza condizionamenti. Nello stesso tempo però con uso critico, quindi per fare poi proprio quello che stando con gli occhi aperti tutti i giorni, grazie a Dio, si impara e si vede, si impara. Grazie mille. Manca l'uomo della pipa e del lampo. Dieghito. Pa. Allora, siccome tutti già hanno parlato di identità, di personalità... Qualcosa di negativo. Sì, esatto. No, io ne ho due di auguri. Il primo è che nascano sempre più piccoli ristoranti, ok? Che si crei una piccoli rete, anche come dimensione, proprio. Piccoli anche come dimensioni, piccoli come realtà, cioè capillari e non grandi aziende gigantesche, ma piccole realtà, in maniera che così aumentiamo la diversità, che è importante, non l'omologazione, e questa è la prima cosa. E poi mi auguro che il governo si svegli, cazzo, no? E dipende anche da noi, ovviamente, augurio, perché noi è inutile che parliamo di ste robe, perché se poi c'è il governo che ti taglia le gambe, cade il palco, no? Attenzione, il governo che ti censura. Mi stanno sono velocissimi su queste cose, no, perché cioè, se noi vogliamo fare qualcosa deve esserci un aiuto, no? E per preservare la nostra forte biodiversità, diversità, cioè è inutile che continuiamo a parlare solo con la retorica, bisogna agire, ci vogliono delle politiche lungimiranti e non del momento, no? Solo fatte per il business, bisogna pensare a cosa dovrà essere fra 20 anni, non a domani e intascarsi il denaro, capito? Non vendere fuori, bisogna preservare quello che abbiamo, che non vuol dire essere, capito, chiusi. Cioè, vuol dire portare avanti difenderlo, la storia, difenderlo, per difenderlo, portare altra roba. Aiutarlo, certo. Mi tocca essere di nuovo d'accordo. E che cazzo. Signori, grazie mille per averci ascoltato. Vorrei ancora ringraziare con un applauso in ordine, questa volta geografico, Diego Rossi, Enzo Vizzari, Anastasia Abramenko, Davide Di Fabio e Riccardo Canella. Grazie ragazzi. E Paolo Vizzari, of course. Paolo Vizzari. Paolone Vizzari. Abbiamo dei cadeau. Devo dire che io spero vivamente che sia stato registrato tutto, perché qui ci sono i presupposti per delle verticali di podcast e di roba da scrivere infinita. Infinita, quindi spero davvero che sia stato registrato. Io vi ringrazio tantissimo. Poiché andiamo con un quarto d'ora di ritardo, la prossima session inizia fra un quarto d'ora e 12:15, ci prendiamo un caffè e un aperitivo e ritorniamo in sala. Grazie tante a tutti quanti voi. Grazie, è stato molto bello.